Benvenuti in questi nuovi tutorial di questo slicer 3D che si chiama Idea Maker. Eccoci qua, ricominciamo con i tutorial a monitor. Quando faccio i tutorial a monitor non mi farò mai vedere perché non riesco a capire a cosa serve farsi vedere durante un tutorial in cui devi imparare qualcosa. È bene che tu guardi proprio quello che faccio. Io spiego quello che faccio, tu guardi quello che io faccio, se hai dubbi metti in pausa, lo fai anche te e poi continui. Questo slicer qua è nuovo, l'ho scoperto da poco, ho cominciato ad utilizzarlo un po' e poi adesso comincio a fare i tutorial. Da qui a renderlo il miglior slicer che io conosca, ce ne vuole un po', quindi almeno un migliaio di G-code dovrò lanciarli. Considerate che io ne lancio circa 15 al giorno e avrò il tempo in 4, 5, 6 mesi di far cosa? Di testare se questo slicer funziona bene in ogni caso. Guardiamo subito come funziona questo nuovo slicer qua. Guardate subito che l'interfaccia è simile a Mesh Mixer, cioè lo sfondo è grigio e posso importare gli oggetti all'interno del mio piano di stampa. Come ogni slicer al piano di stampa fatto da una griglia, io vado sull'iconcina che è Add, io aggiungo un G-code e vado a prenderlo sul mio desktop. Posso prendere per esempio questo Pikachu che ho scaricato dal web. Apro quindi il modello 3D, io posso prendere questi tipi di modelli qua, 3MF, STL e OBJ. Io adesso voglio tutti i formati possibili e vado su Apri. Mi si carica il mio oggetto all'interno del mio piano di stampa. Se ti starai chiedendo come fare a impostare o a scaricare questo programma qua, o se ti stai chiedendo anche come impostare il piano da stampa o configurare questo programma qua, mi sa che devi andarti indietro a vedere delle vecchie playlist. Non ho intenzione di far perdere tempo ai miei iscritti facendogli vedere come fare a scaricare un programma e a configurarlo. È molto simile alla configurazione che ho fatto di tutti i cura che ho recensito. Abbiamo quindi importato l'oggetto, possiamo viaggiare nello spazio tenendo premuto col mouse il tasto sinistro e ruotando. E ruotando come prima facevamo con cura ma col tasto destro. È possibile farlo anche col tasto destro. Poi ero nella sezione view, posso decidere per esempio il colore del mio oggetto. Posso cliccare su questo oggetto, dirgli stampamelo con l'estrusore primario e dimmi anche che colore lo vuoi. Io ce l'avevo bianco, ora per differenziare e farvi capire che potete mettere il colore che volete, mettiamo un colore differente. Colore molto chiaro, quindi un azzurrino. Ok, io gli dico che il materiale me lo deve far vedere azzurrino. Sulle impostazioni, sempre rimanendo qua all'interno di View, mi fa selezionare il modello 3D STL che io voglio selezionare o che voglio vedere. Proviamo ora ad aggiungere un altro modello 3D. Io vado all'interno, prendo sempre lo stesso identico file, quasi quasi, che è sempre Pika Poly, lo apro, è molto veloce. Ora vedo i miei due STL, come Mesh Mix, per esempio, mi faceva selezionare i vari STL. Già il fatto di avere due oggetti separati e riconoscerli come due oggetti separati è fondamentale. Con Pan puoi muoverti in X e in Y, ok? X, Y e Z. Se mi sposto ruotando, per esempio, posso muovermi dall'altro lato, ok? Posso muovermi praticamente di qua e su e giù. Vado su View e torno nella mia visione centrale e già voi vi starete chiedendo. Ad ogni volta che devo girare o spostarmi o muovere l'oggetto devo cliccare su un'icona. Perdo troppo tempo, era più intuitivo con lo slicer che mi avevi consigliato. Ok, hai ragione, ma considera che qua ci sono dei comandi automatici. Come io in alcuni programmi, soprattutto di modellazione 3D, utilizziamo dei comandi automatici che fanno risparmiare del tempo, anche qua ci sono i comandi automatici che fanno risparmiare del tempo. Vi fanno capire la serietà dello slicer, cioè che tipo di cosa ho preso in considerazione. Sono in view, ruoto, voglio far cosa? Spostarmi a destra e a sinistra, faccio maiusc N.
Vedete che automaticamente mi si seleziona Pan. Se io vado col cursore sopra Move, per esempio, Shift M. Cliccando Shift M, io passo sull'altro comando. Quindi sono pochi i comandi che ci sono, ma se li imparate andrete più veloce. Il fatto di imparare comandi automatici vi servirà tantissimo con questo programma e con altri programmi. Io, quando ho cominciato a scrivere con il computer, a fare grafico pubblicitario, ho subito, grazie al consiglio di una persona, cominciato a battere testi non guardando, per esempio, la tastiera. Cioè, ho appreso come andare più veloce e a scrivere a computer in modo veloce. Voi dovreste mettervi lì e sforzarvi nel utilizzare i comandi automatici. Diventerete molto molto veloci. Nella sezione Pan, quindi, avete visto che ci sono le stesse identiche preferenze o le stesse identici parametri che c'era in View. Andando su Move, accediamo a degli altri parametri. Cioè, possiamo muovere l'oggetto, possiamo muoverlo manualmente, che è la cosa più semplice, o possiamo muoverlo inserendo delle coordinate. Per esempio, posso mettere meno 10 e questo si sposta di meno 10 nell'asse X. Posso farlo sia con l'Y e posso farlo anche con lo Z. Se lo faccio con lo Z va in fondo al piano, è come un cutoff che c'era in cura. Questo è per semplicemente modificare l'unità di misura. Make Center trova il centro. Se per esempio io sposto il mio oggetto di qua e gli dico Make Center, lui trova il centro. Se invece voglio che l'oggetto sia sopra la mia piattaforma e niente sporga, per esempio ho fatto un cutoff di 3, voglio annullarlo e renderlo 0, clicco qua. Mi si allinea al mio piano di stampa. Se io clicco su quest'icona qua, sistemo il modello in modo automatico. Come in vecchio Cura c'era l'opzione dell'allineamento, del posizionamento automatico, anche qua c'è la selezione del posizionamento automatico. Andando sempre su quest'icona qua, io potrò tenere selezionato un oggetto piuttosto che un altro. Per non rischiare di spostare gli oggetti, per esempio sul piano di stampa, perché li stai sistemando perfettamente per fare delle super lanciate che vanno tutta notte, tu, al posto che cliccare sopra qua, clicchi sopra il tuo oggetto. Puoi chiamarli con nomi differenti e li riconoscerai. Dimmi che cosa ne pensi. Siamo arrivati all'inizio, non abbiamo praticamente ancora cominciato e già ti sei accorto che ci sono delle cose molto molto interessanti. E siamo solo nella sezione in cui si movimenta l'oggetto. Continuiamo il nostro tutorial. Questo tutorial lo sto facendo di fila e poi lo spezzerò. Perché? Perché così le persone riescono meglio a cercare le cose che gli fanno comodo. Cioè, se io voglio sapere come mettere riempimento con questo programma, io cercherò riempimento Idea Maker. Quindi andranno direttamente su quel video lì. Non voglio fare video lunghi perché le persone potrebbero cercare magari un'informazione che prende 5-7 minuti in un video da 40. Andiamo poi sulla Rotate Shift R, vi stavate già dimenticando del comando automatico. Fate anche voi Shift R, andate su Rotate e andiamo a vedere come si può ruotare. Puoi ruotarlo per esempio sull'asse X, Y e Z. Puoi dargli un'angolazione che vuoi e farlo ruotare. Qua c'è già impostato 90. Metti qua, io imposto 90 sull'asse Y e lo faccio ruotare. Questo ruota sull'asse Y. Lo faccio tornare normale. Questa è una funzione molto utile perché posso ruotare a mia preferenza, cioè inserendo qualcosa, posso dirgli ruota di 95 gradi. Non potrei o non riuscirei molto velocemente a farlo manualmente. Sono comunque rimaste il modo di ruotarlo manualmente. Posso ancora cliccare su, per esempio, quest'asse qua che si evidenzia, che è verde, quando diventa grigia è selezionata e posso ruotarlo. Posso ruotarlo dei gradi che voglio e poi lo lascio qua così com'è. Avete visto che selezionando l'oggetto io posso ruotarlo e qua. Queste due cose invece sono una figata, nel senso che ora abbiamo spostato l'oggetto tenendo selezionato questa casella qua, World. Cioè, quei cerchi lì, mettimeli orientati in base a tutto, cioè al mondo o al piano di stampa. Quindi rimarranno sempre posizionati lì. L'asse Y è quella, l'asse X è quella e l'asse Z è quella. Se invece vado su Local, cos'è che succede? I miei assi rimangono messi come è inclinato l'oggetto. Cioè, questo blu è l'asse di rotazione del mio oggetto in base all'oggetto. Provate, se non avete capito, a spostarlo
mettete in pausa e andate a spostare il vostro oggetto tenendo selezionato questo o tenendo selezionato questo. Ricordo che qua potete fare tutte le prove del caso, eventualmente fate un reset. Ora apporto una modifica, lo ruoto, clicco sulla X e questo mi rimane così, mi mantiene le modifiche che gli ho dato. Poi c'è la sezione scala che è Shift B, comando automatico, attivo lo scala. Esisteva anche in cura, puoi scalare l'oggetto in base ad una percentuale o in base alle sue misure reali. Puoi anche cambiare il tipo di unità di misura e soprattutto qua puoi anche tirar via questa spunta e modificare l'oggetto togliendo tutti i blocchi. Cliccando rendo la scala uniforme. Se modifico un valore si modificano anche tutti gli altri in proporzione. Se vado su reset, resetto tutto quello che ho fatto. Prendiamo l'esempio, modifico lo Z e da 42 lo faccio diventare 20 mm. 20 mm, digito ok, diventa 20 mm. Ora ho sbagliato, mi sono confuso, mille cose, reset torna normale. Maiuscolo o Shift C, passiamo al free cut. Free cut è un taglio libero all'oggetto. Io posso tagliarlo secondo un asse preciso, ovvero questo è asse parallelo al piano di stampa. Posso tagliarlo quindi orizzontalmente, posso tagliarlo verticalmente, ruotando di 90 e via via. Io posso anche manualmente, per esempio, andare a inclinare il taglio. Cioè, questa cosa è una cosa stranissima che mi ha colpito, che posso, come in Mesh Mixer, posso andare a dargli una sezione di taglio, eventualmente anche modificando i valori utilizzando dei numeri o anche spostando manualmente ad occhio la sezione di taglio. Vado su Start Cut, questo si divide. Pam, diventano due oggetti. Se io vado qua, troverò due oggetti che si sono separati. Posso selezionare quindi l'oggetto e posso apportargli le modifiche all'oggetto separato. L'abbiamo separato in due. Poi c'è la sezione dei supporti. La sezione dei supporti ti dice: mettimi il supporto pillar da 4 mm. Voglio l'angolo di inclinazione a 60. Pillar significa che il supporto sale stretto e finisce largo, crea tipo dei pilastri. Overangle invece vuol dire overangle angle, vuol dire l'inclinazione a cui mettere il supporto. Ho già spiegato cos'è l'inclinazione, se non lo sai, vai a vedere tutte le playlist su Cura 3D. Se lo sai, puoi proseguire il tutorial. Puoi aggiungere anche dei supporti manuali cliccando dove? Cliccando sopra Add. Aggiungo quindi anche questo supporto, ovviamente si ferma dove incontra l'oggetto. Se non incontra l'oggetto, continua a salire. Posso posizionare il mio supporto cliccando lo posiziono. Posso anche editare il mio supporto facendo cosa? Cliccando e modificando la misura del mio supporto. Posso modificare questo, farlo diventare da 14 mm fino a 20 mm, diciamo 40 mm, invio, si alza di 40 mm. Se invece scrivo 20, digito invio, questo si alza. Questa qua è l'altezza del mio supporto, cioè quanto è alto il mio supporto, e questa è la posizione in Z. Posso poi anche rimuovere i supporti facendo cosa? Cliccando qua e vado a rimuovere i supporti. Eliminiamo l'oggetto che abbiamo sezionato, andremo poi nel dettaglio alla sezione. È una cosa che mi ha stupito, ma è una cosa che non utilizzerò. Cioè non utilizzerò spesso questo metodo di taglio, perché potrebbero generare dei difetti all'STL e perché lo faccio con un altro programma che è Mesh Mixer. Perché seziono l'oggetto e controllo che tutto sia regolare. Ok, elimino anche l'altro, mi rimane questo, lo voglio ruotare, quindi Shift R mi si apre la schermata in cui posso ruotare manualmente. Giro nel piano, voglio ruotarlo, per esempio di 90 gradi verso questo lato. Io cosa faccio? Vado su Roll e lo ruoto in questo senso. In senso orario ruota secondo questo asse qua, che poi credo sia l'asse Y, questo quello rosso,
ruota e diventa normale. Avrei potuto anche cliccare reset. Questo qua è un programma che, se non ho capito male, ti consente all'inizio di modificare un po' di cose a livello intuitivo, come mettere i pezzi e eventuali modifiche che puoi fare all'STL, una sorta di prestampo, una sorta di mesh mixer. Poi potete duplicare l'oggetto cliccando sull'oggetto, andando su Duplicate e gli dite il numero di copie che volete modificare quel file lì.